con me il titolare dell'azienda Zeus Sport, che ho incontrato qualche tempo fa, diciamo una mesata fa, e per caso sono stato di passaggio dalle sue parti e mi avevano parlato di questa azienda dinamica, anche se piccola e non diffusa come marchio a livello internazionale ovviamente, però ho voluto visitarla come mio solito in qualità di diciamo, vecchio consulente e amante della cosa aziendale. Ho voluto annusare un attimino il suo ambiente di lavoro, la sua organizzazione. Devo dire che ne sono rimasto colpito, perché ho visto un'azienda molto dinamica, come nostro solito. Noi meridionali a volte lavoriamo nell'ombra, ma poi quando si tratta di tirar fuori i risultati, di fare le cose concrete, ci siamo. Quindi mi ha colpito anche la sua organizzazione, le risorse umane a disposizione di questa azienda, molto coese, quindi mi è sembrata veramente una grande famiglia che ho ritenuto come primo approccio un valore importante a cui possibilmente legarsi. Ho posto il galletto con, come tutti agognavamo da un po', per una serie di ragioni lo scorso anno non è stato valorizzato appieno, e quindi io ho tracciato un preciso piano commerciale che seguirò anche con altre risorse interne, di cui parlerò in una prossima imminente occasione, quindi per rafforzare il nostro marchio e renderlo visibile a livello nazionale e anche oltre. Sotto questo profilo ho avuto il pieno appoggio da parte di Zeus Sport, del qui presente Salvatore Cirillo, che mi ha dato carta bianca, nel senso che non mi ha imposto alcun tipo di scelta obbligata per il merchandising, per apertura negozio, per altro. Sono delle scelte che faremo, condivideremo assieme, nell'ottica, ripeto, di fare il bene principalmente del marchio e dell'FC Bari, e poi ovviamente quello che indubbiamente deve esistere nel partner commerciale, che deve avere il suo profitto. Però per un discorso molto leale fatto fra me e lui, il nostro accordo parte dalla valorizzazione del nostro marchio. Dal primo momento. Chiaramente all'inizio c'era un po' di diffidenza, perché dice ma Zeus chi è, chi non è. Alla fine io ho visto un pochettino in giro anche tutto quello che stanno presentando gli altri, e io penso che ci stiamo nella situazione, cioè va bene. Il discorso è che noi soprattutto con il Bari abbiamo soprattutto cercato di un'avventura importante, abbiamo cercato soprattutto una piazza che potesse comunque rilanciarci a livello nazionale, e Bari lo è senz'altro. L'altro giorno il nostro responsabile dei social mi ha chiamato, dice senti Salvatore, ha usato un termine anche un po' così, dice ma sguarrate, in un'unica giornata soltanto la notizia del Bari come sponsorizzazione eccetera ha raggiunto i 12.000 post, e quindi già questo ci fa capire un attimo l'importanza della piazza. Oltre, non so se il Presidente aveva detto, abbiamo anche cercato di proporre un gadget, probabilmente proporremo, proprio per legarci anche alla tifoseria, per tutti gli abbonati, che presenteremo poi a tempo giusto. Detto questo, quindi un ringraziamento soprattutto al Presidente, un ringraziamento quindi anche a tutti voi che siete qui presenti, e penso che sia ora il caso di presentarvi quelli che sono i dettagli delle maglie. Dettagli che sono molto importanti, perché le maglie del Bari sono delle maglie molto semplici di partenza, quindi lavorare sui dettagli non era semplice.
e abbiamo cercato un attimino di cercare di dare quanti più dettagli è possibile sia alla prima sia alla seconda che alla terza maglia. Per questa ragione Anna vi illustrerà un attimino tutto quello che abbiamo apportato. Che si intreccia con dei particolari mesh. Il primo dettaglio che diciamo si vede lampante è il galletto fatto in una tecnica embossed, per continuare poi a degli spacchetti laterali nel colore bianco-russo che si ripropongono su tutte le maglie. Lo scudetto del Bari è stato fatto in tecnica 3D. In più abbiamo dietro al collo l'anno di costituzione del club 1908, perché quest'anno ricorre il 110° anniversario del club. All'interno del colletto ci sarà presente la scritta con l'hashtag Ama la Bari e in più il lungomare barese con naturalmente diciamo, la scritta che c'è. Molto diciamo nuovi. Nero con dettagli dorati, con il logo, il semplice logo del Bari, quindi dal letto più pallone, e questa trama in petto che richiama una delle maglie più amate, diciamo, storicamente del club. Arriviamo a quelle dei portieri, che hanno una trama romboidale, riportano sempre lo spacchetto del bianco rosso, questo non manca mai, il dettaglio del bianco rosso è presente in tutte le maglie. Nella versione arancio fluo e grigio.